Per chi oggi si approccia alla fotografia analogica, una volta entrato in un negozio di articoli fotografici, la domanda sorge spontanea: compro un rullino in bianco e nero o un rullino a colori? Beh, per il nostro autore la risposta era semplice: un rullino a colori costava molto meno, $5, lui non aveva soldi da spendere per fare sviluppo, stampa, provini, per fare quella che una volta era percepita come l'unica fotografia professionale. E quindi è vero che la fotografia a colori è una fotografia per gli amatori, per i turisti, per le persone che non vogliono fare di questo medium un vero e proprio lavoro? Oppure esiste la possibilità di fare fotografia artistica anche usando il colore? Poi un giorno il nostro autore decide di fare un esperimento: acquistare una seconda macchina fotografica con un rullino diverso, quindi una macchina con un rullino a colori, una macchina con un rullino in bianco e nero, scattare la stessa fotografia e capire che differenza c'è a livello compositivo, a livello percettivo, a livello emotivo, a livello drammaturgico. Cambia qualcosa guardando una fotografia a colori o guardando una fotografia in bianco e nero? Si può dimostrare che la fotografia a colori funziona in modo diverso? Questo libro è proprio qui a dimostrarlo. Una cosa che amo moltissimo fare è gironzolare per le città esplorando le librerie. Ed è proprio per questo che nel primo diario fotografico troverete un elenco di librerie belle da fotografare, ma anche belle da visitare, perché potreste trovare dei libri o introvabili o particolari. In ogni città esistono queste librerie preziose e a Venezia ce ne sono diverse. La prima di cui volevo parlarvi, dopo aver parlato di Unicamera a Milano, è La Toletta, una famosissima libreria di Venezia, una delle più antiche nel quartiere di Dorsoduro, molto vicina alla nostra accademia, dove sono entrato e ho scoperto un bellissimo libro che cercavo da tempo. Il libro è intitolato La questione del colore e l'autore è Joel Meyerowitz. Ho già trattato più di una volta la questione del colore nei vari esperimenti che ho fatto con le diverse pellicole, sia in bianco e nero che a colore, per cercare di raggiungere dei nuovi livelli di esplorazione creativa, ma prima ad oggi non avevamo mai affrontato il tema attraverso le parole di un importantissimo autore. Che cosa dice Meyerowitz? La questione del colore è un'opera fondamentale che esplora l'importanza e l'impatto del colore nella fotografia. Meyerowitz è un fotografo di fama mondiale che ha dedicato una gran parte della sua carriera a dimostrare proprio come il colore possa trasformare la percezione dell'immagine, rendendola più vivida, emozionante e significativa. Uno dei punti centrali del libro è l'idea che il colore non sia solo un elemento estetico, ma anche uno strumento narrativo potentissimo. La narrativa, la psicologia, la drammaturgia del colore. Meyerowitz sostiene che il colore possa evocare emozioni, creare atmosfere, aggiungere profondità alle storie visive. Ad esempio, i toni caldi possono trasmettere una sensazione di intimità e calore, mentre i toni freddi possono evocare distacco o malinconia. E ogni colore ha un valore duale, se ci pensiamo. Questa capacità di manipolare l'umore e l'interpretazione delle immagini rende il colore un elemento indispensabile per i fotografi che desiderano trasmettere messaggi complessi e sfumati. Inoltre, l'autore esplora la storica rivalità tra la fotografia in bianco e nero e quella a colori, di cui abbiamo già parlato nei post precedenti. Negli anni 60 e 70 la fotografia in bianco e nero era considerata l'unica forma artistica e seria, mentre quella a colori era spesso relegata a contesti commerciali o amatoriali. Meyerowitz ha sfidato questa percezione dimostrando che la fotografia a colori può essere altrettanto profonda e significativa. Attraverso il suo lavoro ha contribuito a ridefinire il panorama fotografico, aprendo nuove possibilità espressive per le generazioni future di fotografi. Il libro è anche ricco di riflessioni personali e aneddoti che offrono uno sguardo intimo sul processo creativo della sua fotografia. La sua passione per il colore è palpabile in ogni pagina e il lettore viene trasportato in un viaggio visivo affascinante, arricchito da immagini straordinarie che testimoniano la sua maestria tecnica e artistica. In conclusione, questo libro, secondo me, non è solo un tributo al potere del colore nella fotografia, ma è anche un invito a vedere il mondo attraverso una lente più vibrante e consapevole. È un'opera che ispira, educa e celebra la bellezza della visione cromatica, consolidando il colore come un elemento cruciale nella narrazione visiva. Amate la fotografia a colori, esplorate la fotografia a colori, come vi dicevo è molto più facile scattare in bianco e nero che a colori. Accettate la sfida, leggete chi ha già riflettuto su queste problematiche e magari troverete l'illuminazione e il colore sulla vostra strada.